pensato che sono stato salvato, ero felice. Bassirou, 28 anni, è un richiedente asilo del Burkina Faso. È arrivato in Italia nel 2016 con un barcone come tanti altri. Ha trascorso 6 mesi in Libia, un'esperienza... Terribile, sì. Perché terribile? Sì, perché ho avuto una vita molto difficile che nessuno sognerebbe avere, sì. La guerra, la costrizione in un centro di accoglienza libico, la paura, una traversia vissuta anche da Yahya, senegalese, in Italia con un permesso umanitario. Io ho fatto in Libia un anno. Un anno? Sì. E com'era la situazione? Era terribile. Sì. Perché? Che cosa succedeva? Lì ci sono tante cose che sono infinite di raccontare le cose, perché ognuno... Ed è che un'altra situazione, quindi è un po' difficile. Non hanno voglia di parlare del loro passato. In fondo sono stati dei fortunati. Nel 2017 la cooperativa che li aveva accolti diventa socia di una startup nata grazie ai fondi messi a disposizione dall'Unione Europea. Qui ora lavorano in 5, oltre a Bassirou e Yahya, altri 2 stranieri ed un italiano. Siamo a Marzabotto, anzi siamo realmente a Lama di Reno. Questa è la nostra cooperativa sociale che è attiva dal 2017 e produciamo articoli di pelletteria. Io, in questo momento la scuola è finita, però comunque dopo il lavoro vado a studiare. E poi faccio anche il teatro con delle persone del comune di Marzabotto. Il futuro non lo so dire e spero che solo questo lavoro va avanti e quindi saremo tanti qui, sia con italiani, africani, tutti insieme a lavorare. Qui negli anni 80 c'era una cartiera che produceva 400 tonnellate di carta al giorno. È stata per anni il motore economico della zona, prima della sua chiusura. Anche qui le fabbriche, la maggior parte, quando hanno chiuso la cartiera, hanno chiuso quella del Maglio, quella della Lama di Reno e hanno chiuso anche quella di Marzabotto. Riteniamo che il lavoro sia centrale in questo momento, sia per gli italiani che per gli stranieri, per dare più sicurezza a tutti quanti e per maggiori opportunità di integrazione. Qui si è finito. Io e lui usciamo più molto insieme. E cosa fate? Passeggiare.